La Juventus in questo momento ha gli uomini contati, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Basta vedere la partita di qualche ora fa, mi verrebbe da dire, tra Juventus e Milan, in cui la Juventus ha di fatto giocato senza Danilo, uno dei perni della difesa, e senza Alexandro. Attenzione però, perché c'è un elemento che emerge da questa situazione. È una Juventus che, a detta di Allegri, potrebbe avere tra le mani un giocatore che potrebbe di fatto rappresentare quello che... Da Allegri, attenzione, viene denominato come una sorta di nuovo Ciro Ferrara. Scopriamo del taglio, perché Juventus potrebbe aver preso quello che potrebbe essere il futuro di questa difesa. Quindi andiamo a analizzare tutto qui su FCM News Sport. Io, come sempre, vi ricordo che qui sarete sempre costantemente aggiornati sulle vicende che vedono coinvolta la Juventus, ma anche sugli altri club. Quindi se vi va, iscrivetevi in maniera del tutto gratuita attivando la campanella delle notifiche, e se vi va, lasciate un like a questo contenuto. Allora andiamo alla notizia, perché la Juventus ieri si è riproposta con questo 3-5-2, dove evidentemente nella linea 3 mancava Danilo come braccetto di destra, mancava Alexandro, che manca ormai da tanto tempo, come braccetto di sinistra. Si è posizionata con Bremer, Gatti e a sinistra proprio il buon Rugani, che devo dire che quest'anno sta dimostrando di essere un difensore quantomeno affidabile. Io ho sempre detto, Rugani per il campionato italiano secondo me va bene come alternativa. Quando poi fai il passaggio successivo, ossia quello della Champions, lì si denotano tutti i limiti di questo ragazzo. L'ho sempre detto e continuo a pensarlo anche in questa stagione, che me ne dà ragione, visto che comunque questo ragazzo sta dimostrando questo aspetto. Ma attenzione, perché nel secondo tempo è entrato un altro giocatore. Io sono dell'idea che Gatti a destra con Leao ha avuto molte difficoltà, non poche, moltissime difficoltà. Doi c'è stata la munizione, perché con Leao non lo prendevi mai, e prima o poi la munizione sarebbe arrivata. Ecco che poi arriva un cambio che slitta totalmente la difesa, perché fa spostare Bremer come braccetto di destra, e lì Bremer, lui sì che ha annullato Leao totalmente. Rugani è passato a fare il centrale, e a sinistra, uno dei pochi mancini di questa squadra, è entrato Huijsen, difensore olandese che molti paragonano a De Ligt, per anche un po' per l'altezza, per i tratti, per i capelli simili, però Allegri non ha detto esattamente la stessa cosa di lui, anche perché secondo me per arrivare al livello di De Ligt servirebbe una struttura fisica diversa. Però lui ha detto, è entrato subito bene questo ragazzo, fin da subito è entrato e ha dato subito dimostrazione di essere un giocatore che, nonostante l'età, giovanissimo, è di grande personalità. Ha detto Huijsen ha fatto un grande intervento, Max Allegri, nel post partita, appena entrato in campo, è un giocatore che farà una grande carriera. Quindi Allegri ha parlato di lui come uno che farà una grande carriera. Mi ha ricordato Ciro Ferrara, che ha giocato. Perché? Perché gioca con una serenità di un trentenne. Ecco, questo è un aspetto importante. Perché Max Allegri, quando non fa giocare il giovane, è perché questi giovani possono avere in qualche modo la frenesia. Cioè Allegri, quando non mette il giovane, non è che non lo mette perché non crede nelle potenzialità di quel ragazzo, ma perché teme il contraccolpo psicologico. Cioè, entri a San Siro e sei spaesato, perché San Siro ti mette pressione, oppure fai la prima di campionato, o meglio fai l'esordio allo stadium e tutte le pressioni del mondo, e c'è la pressione. Questo è capitato lo scorso anno con alcuni giovani, uno su tutti viene a pensare su Lé. Pensate un attimo a Sulè, che ha segnato l'ennesimo gol, questa volta sul calcio di rigore nella sfida tra Bologna e Frosinone. Ancora una volta Sulè ha segnata, ma Sulè, lontano dalla pressione mediatica che c'è attorno a Torino, all'ambiente Juve e al contesto di una squadra grande in Serie A, ha avuto molta più serenità. Ma l'anno scorso ce lo ricordiamo cos'era Sulè, un giocatore spesso affannato, che giocava sempre fuori ruolo, bisogna dirlo, ma era continuamente confuso, era sempre era frenetico. La classica giocata, i classici movimenti, un giocatore che teme quella situazione là. Ecco, Huijsen non ha avuto lo stesso impatto, perché Huijsen è entrato e fin da subito ha dimostrato di essere un ragazzo che c'era, che era tranquillo, che era sicuramente sicuro dei suoi mezzi, e un ragazzo che fin da subito ha dimostrato di essere un giocatore con qualità, ma soprattutto con personalità. È questo che ha fatto la differenza, la personalità. È entrato in campo e fin da subito ha dimostrato di avere una sicurezza particolare. Il centrale olandese fin da subito ha dimostrato di avere qualcosa in più. Un gioiellino di fatto sbocciato dal next gen in Serie A, e che gli ha concesso veramente pochi minuti Allegri. Però
la carenza che c'è su quel lato lì, cioè sul lato di sinistra, lì dove il braccetto di sinistra è il titolare Alexandro, beh, mi fa pensare che giocando così, sereno e a testa alta, entra fin da subito, fa un intervento su Leao. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che a livello di testa c'è. E quindi immaginiamola questa difesa con Kuhnhuijsen, perché io vi dico la verità, ieri ho visto delle cose interessanti, nel senso che ho visto un Bremer, anche lui, con grande fiducia, un Bremer quasi sempre attaccato, quasi sempre giudicato male, ma è un Bremer che secondo me sta prendendo consapevolezza, e vi dirò di più, è un Bremer che senza Danilo si prende più responsabilità, perché solitamente Danilo è il leader della squadra, è il leader del settore difensivo, guida lui i compagni sia a centrocampo che in difesa. Bremer senza Danilo prende quasi responsabilità e guida perfettamente una difesa che doveva giocare con gente come Giroud, come Leao e come Pulisic. Fino ad ora sono stati quasi il miglior attacco della Serie A, quindi non era una Juve che giocava con l'ultima della classe. Di fatto Giroud lo annulla, totalmente annullato da Bremer. E ricordiamoci che Giroud è uno dei migliori attaccanti della Serie A, e Bremer, prima di arrivare a Torino, quando era già a Torino ma sponda granata, lui era conosciuto perché ogni volta giocava con un grande attaccante e lo annullava, ha attaccato tutti i grandi attaccanti. Questa volta l'ha fatto anche con Giroud. Mi è piaciuto molto il fatto che poi, quando viene saltato a destra perché Rugani va al centro e perché Huijsen va a sinistra, lui annulla anche Leao. Si muove con una sicurezza da veterano per tutta l'area e non sbaglia letteralmente un intervento. Lui ha fatto mura Leao più volte, riesce a fare degli interventi precisi, insomma fa una partita veramente da 7. Così come una grande partita, inizialmente a sinistra, poi dirottato al centro, la fa anche Rugani. Dimostra l'affidabilità di cui spesso parla Massimiliano Allegri. Max Allegri spesso parla di lui come un giocatore che è cresciuto e che si vede che è un giocatore mentalmente da Juventus. L'unico errore che fa è quando all'inizio del primo tempo, quando quell'unica occasione che ha il Milan con quella girata di Leao, su cui poi fa una meravigliosa parata a Szczęsny, forse quello è l'unico errore della partita. Per il resto fa una partita precisa, pulita. A me personalmente non è piaciuto Gatti, ed è lì che sorge la mia riflessione, ma forse in questa difesa qua, dove Danilo ogni tanto deve riposare, dove Alexandro io non credo che abbia delle sicurezze, quella che abbiamo visto nel finale con Rugani centrale, Huijsen a sinistra e Bremer a destra, può essere secondo voi la nuova linea difensiva ufficiale e titolare della Juventus? È chiaro che Danilo rientrerà e quindi probabilmente poi quell'out di destra se lo prenderà lui, però potrebbe essere un'idea. Io continuo a dire che questo Huijsen deve giocare un po' di più, ha la personalità per poterlo fare e ha dimostrato in un campo come San Siro, con giocatori come Leao e compagnia cantante, di essere un giocatore da Juventus e che può essere davvero il nuovo rinforzo di questa Juve. La Juventus deve approfittare di questo settore giovanile per poter far crescere questi ragazzi, e Huijsen secondo me è veramente il più pronto che ha la Juventus. Voglio sapere che ne pensate voi, e quindi parliamone qui sotto nei commenti.